trova pace, ristoro, sostegno nella nostra vita. Ti preghiamo che tu voglia benedirci per questo tempo che passeremo insieme, Signore, anche se non con il corpo, stiamo cominciando a fare pratica, ad essere uno nello spirito, mediante i mezzi che tu ci hai dato a disposizione. Vogliamo sentirci stretti gli uni agli altri, nel tuo amore, nella tua grazia, questa presenza insieme. Vogliamo, Signore, realizzare la tua dolce presenza, il calore della tua presenza, il conforto che viene solo da te. Signore, per ogni cosa, in ogni cosa, benedicici nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Grazie Gesù. Gloria al tuo nome, Alleluia. Signore. Ci rivolgiamo alla parola del Signore. Vogliamo leggere dal Vangelo di Marco, capitolo 4, dal verso 35. Alleluia. Marco, dal capitolo 4, dal verso 35, leggiamo. In quel medesimo giorno, fattosi sera, Gesù disse loro: passiamo all'altra riva. E i discepoli, licenziata la moltitudine, lo presero così com'era nella barca. E vi erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi un gran turbine di vento che cacciava le onde nella barca, talché che ella già si riempiva. Ora egli stava a poppa dormendo sul guanciale. I discepoli lo destano e gli dicono: Maestro, non ti curi tu che noi peghiamo? Ed egli, destato, si sfidò il vento e disse al mare: Taci, calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Ed egli disse loro: Perché siete così paurosi? Come mai non avete voi fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri: Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscano? È un'espressione molto conosciuta della parola di Dio, abbiamo fatto certamente segno di tante meditazioni intorno alla tempesta ed è sicuramente anche un soggetto che si ripete ciclicamente nella nostra vita. Capita a tutti quanti noi che siamo, come dire, in tempesta, siamo in acque agitate. E in questo periodo, forse più che in altri, tale, come dire, tale circostanza presta di più la nostra vita. Il sentimento che animava il cuore dei discepoli è sicuramente molto simile al sentimento che anima i nostri cuori in questi giorni, sentimento di sgomento, sentimento di ansietà, sentimento di paura della morte, perché ahimè viviamo nei tempi in cui basta accendere il televisore o a collegarsi via computer o comunque comprare un giornale e tutto ciò che intorno a noi ci parla di morte, ci parla di paura, ci parla di ansietà, di angoscia e tante volte anche i cristiani tendono a farsi sollecitare da simili atteggiamenti che troviamo intorno a noi. È normale, viviamo in un corpo di carne che, come diceva Paolo, è soggetto e incline a seguire più la voce della carne che quella dello spirito. Ma noi dobbiamo ricordarci che, come i discepoli in quella particolare circostanza, la nostra vita non è un guscio di noce abbandonato alla tempesta, ma nella nostra vita fa residenza la presenza gloriosa di Gesù. Gesù è nella nostra barca, Gesù fa parte della nostra vita e gloria al Signore. Quando avvenne quell'avvenimento in quei giorni in Galilea, Gesù veniva da una dura giornata di insegnamenti. Dice proprio nel Vangelo di Marco, ho preferito leggere questa versione, anche se questo avvenimento viene, come dire, ripetuto in tutti i Vangeli sinottici, sia in Matteo che in Luca, perché Marco pone l'accento su due aspetti che gli altri non toccano, cioè che Gesù era stanco. Dice: licenziate le turbe, lo presero così com'era, sporco dalla giornata, probabilmente senza neanche aver pranzato e cenato. E quindi possiamo immaginare in che condizioni si trovasse Gesù. E questo ci fa comprendere
tutta l'umanità del Cristo. Molte volte, quando pensiamo alle nostre cadute, al nostro non essere di buona testimonianza, non riuscire a vivere il cristianesimo nella misura in cui la Scrittura ci indica dovremmo viverle, noi ci consoliamo con l'idea: sì, Gesù era perfetto, ma Gesù non peccò mai perché Gesù era il Figlio di Dio. Come a dire che in qualche maniera aveva delle virtù che noi non possediamo. Naturalmente, nel dire questo, noi diciamo una grossa sciocchezza, perché già nel paragonare la nostra figura alla sua, noi commettiamo un errore di valutazione, perché la Scrittura dice che tutti quelli che hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore hanno ricevuto il diritto di essere considerati figli di Dio. Quindi anche noi siamo figli di Dio. E allora noi cominciamo a ragionare che la sua era una natura divina. Sì, era una natura divina senza dubbio. Gesù fu vero Dio e vero uomo, ma non trascuriamo il vero uomo. Come vero uomo, Gesù era sottoposto a tutte le limitazioni e sofferenze che viviamo noi oggi, né più né meno. Gesù aveva fame, Gesù aveva sete, Gesù era stanco, Gesù era in qualche maniera preso da ansietà, da paure, da sgomento, e la Scrittura e gli Evangeli ce ne danno atto di questi sentimenti presenti nella vita di Gesù, ad indicare proprio la sua umanità. Ma pure, dice la Scrittura, nonostante essendo uomo in ogni cosa, egli non peccò mai. Perché? Perché il suo cuore, il suo desiderio erano volti esclusivamente verso il Signore. Gesù dorme, è vero, sulla barca, dorme perché è stanco, dorme perché la stanchezza lo vince, e dorme un sonno talmente profondo che anche i movimenti della barca, gli spruzzi d'acqua che entravano nella barca, non lo svegliano. Dorme, potremmo dire, l'espressione che usiamo spesso, di sasso. È veramente affranto dalla fatica. Ma una cosa ci ha insegnato il Vangelo, che anche quando Gesù dorme, anche quando il suo corpo è rilassato nel sonno, e questo è quello che la Scrittura chiama il sonno del giusto, il sonno del lavoratore che si riposa dalla sua fatica, non è il sonno della sazietà dell'empio che non lo lascia dormire, è il sonno di colui che finalmente si riposa dalla fatica della giornata. E noi che condividiamo molto spesso attività abbastanza logoranti sappiamo quello significa, almeno per le prime ore di sonno, quando cadiamo nel letto, noi cadiamo profondamente addormentati. E questo avvenne a Gesù. Sicuramente Gesù non poté dormire molto, perché dice che non appena si spostarono, la barca fu presa da una tempesta di vento, turbini di vento, che molto spesso capitano in quella parte della Galilea, sul lago di Gennezaret. Capitava molto spesso che i turbini di vento che venivano in estate soprattutto dalle colline scendevano improvvisamente sul lago alzando delle onde molto alte, e questo ci fa vedere che in poco tempo quella che era una figura di tranquillità, di calma, dice che Gesù partì, molte barche lo seguirono. Quindi in quel momento non c'era solo la barca dei discepoli che avevano dentro fisicamente Gesù, ma c'erano anche altre barche insieme a quella dei discepoli, che tutte improvvisamente si trovarono in mezzo alla tempesta. E questo ci dà un altro messaggio nell'insegnamento stesso, e cioè che tante volte anche coloro che ci circondano e che non appartengono a quelli che hanno condiviso la loro vita nella testimonianza del Vangelo sono ugualmente preservati a motivo della presenza di quelli che credono nel Signore. Quando Gesù sgridò il mare, il vento, le acque del lago, lo fece per i discepoli, ma gli effetti di questa benedizione, alleluia, toccarono tutti quelli che erano con i discepoli. Perché? Perché la grazia di Dio è qualcosa che non vuole essere confinata, come spesso gli uomini avidamente fanno, ad una cerchia, ad un numero ristretto, ma è aperta a chiunque allarga il proprio cuore alla parola di Dio. E questo indipendentemente da sigle e appartenenze. Coloro che si trovavano sul lago insieme ai discepoli quella notte non si trovavano lì per fare una passeggiata,
né per pescare, né per recarsi a svolgere affari personali, ma avevano seguito Gesù perché ne avevano ascoltato la parola ed erano affamati di udire la parola del Signore. E questo ci mostra che quando il cuore dell'uomo è volto verso il Signore, la grazia di Dio lo preserva, gli dà opportunità di fare quella decisione definitiva che cambierà per sempre la sua vita. Molte volte, parlando con fratelli che hanno fatto l'esperienza di accettare Cristo in età, diciamo, avanzata, in età cresciuta, hanno testimoniato come tante volte, fino a quel momento in cui la loro vita si è resa nel bacio del Signore, Dio li abbia liberati, Dio li abbia protetti, Dio li abbia portati avanti, in qualche maniera abbia salvaguardato la loro vita, fino al momento in cui si sono arresi nelle braccia di Dio e riconoscevano in queste cose non accadimenti fortuiti come molti dicono, ma una grazia di Dio che li ha preservati fino al punto di poter accettare e riconoscere il Signore come il loro personale salvatore. E credo che questa esperienza sia condivisibile con tutti quelli che non sono nati, che non hanno avuto la fortuna di essere nati in una famiglia credente, ma che sono venuti da esperienze negative. Visto questo Gesù che cammina sul mare appena appena increspato, perché non si poteva rendere visivamente l'immagine della tempesta che colpì i discepoli. Dice che le onde entravano dentro la barca, quindi erano onde di 2-3 metri che, postate dal vento con violenza, si infrangevano riempendo la barca d'acqua. Quindi è normale che Gesù, che camminava su queste onde, saliva e scendeva i crinali delle onde. E ad un certo punto, quando Pietro fu costretto a fare la stessa cosa, un'onda più alta delle altre sicuramente gli tolse la visuale di Gesù. E quando Pietro non vide più Gesù, ma vide l'onda, il vento che soffiava, si perse d'animo e cominciò a sprofondare. E allora recitò la preghiera più efficace della scrittura, la preghiera più immediata, con maggiore esaudimento che esista nella scrittura. Non era una lunga preghiera, perché la circostanza non lo permetteva. Fu una preghiera cortissima, ma che fu immediatamente esaudita. Alleluia. Volete sapere quale fu questa preghiera? La conosciamo bene. Disse semplicemente: Gesù, salvami. Alleluia. E quando Pietro disse: Gesù, salvami, Gesù stese la mano e lo tirò fuori. Lo rimproverò, però poi insieme continuarono a camminare fino alla barca. Cari nel Signore, e questa è la promessa che ci ha fatta Gesù, che noi non saremo mai soli, ma che questa vita, con tutte le sue tempeste, con tutte le sue problematiche, noi la attraverseremo insieme a Gesù. E se è necessario, con Lui cammineremo sulle acque, e se è necessario, con Lui cammineremo in mezzo al fuoco. E come dice in Isaia, l'onda non potrà sommergerci, l'acqua dei fiumi non ci sommergerà e la violenza del fuoco non potrà bruciarci, perché il Signore è quelli che ci prende per la mano del suo favore, per la mano destra, e ci dice: non temere, sono io che ti aiuto. E ricordiamoci in questi giorni che sulla nostra barca c'è un Gesù non che dorme, ma che aspetta di essere destato. È una cosa diversa. Gesù in quei giorni dormiva del sonno della stanchezza, ma fu svegliato. Oggi Gesù non dorme più di quel sonno, ma a volte noi lo mettiamo, e lo sanno bene i giovani che usano oggi i computer, che usano le apparecchiature elettroniche, lo mettiamo in stand-by, in attesa. Diciamo: aspetta, aspetta Signore, perché ho un'altra chiamata più importante. Ho le cose da fare durante la giornata, ho le attività del giorno, ho il lavoro, ho le cose di scuola, ho il programma con gli amici, ho le altre attività del giorno, per cui aspetta, aspetta, quando avrò qualche minuto di tempo torneremo ad avere comunione, io ti parlerò e tu mi risponderai, tu mi parlerai e io imparerò da te. Ma spesso ci accorgiamo che il tempo passa, le ore si sommano, e questo momento di risvegliare Gesù, di sbloccarlo da questa pausa in cui lo abbiamo messo dentro la nostra mente, non arriva. E i giorni passano e Gesù appare sempre più lontano, sempre più distante. E Dio ci faccia grazia. Sapete, in questi giorni abbiamo tanto tempo da impiegare, perché siamo costretti a stare in casa. Ma questo tempo
quanto di questo tempo noi stiamo dedicando alla preghiera e alla lettura della parola di Dio. Non c'è un altro modo per stare in comunione con Dio. Noi sì, possiamo stare durante le faccende di casa, durante le attività di lavoro, durante le ore scolastiche, un nostro pensiero, possiamo accostarci a Dio, e lo facciamo quasi se non lo facessimo. Ci toglieremmo quel po' di ossigeno che ci permette di sopravvivere. Ma ora che abbiamo questo tempo, che Dio ci ha regalato questo tempo, questa opportunità di poterci fermare, questo lungo sabato nel quale noi possiamo dedicare maggior tempo alla ricerca delle cose di Dio, come stiamo impiegando il nostro tempo? Perché la tempesta è intorno a noi. Poi non lamentiamoci che Gesù dorme, siamo noi che non lo svegliamo. Amen. Siamo noi che potremmo ricorrere al suo aiuto e non lo utilizziamo. E siamo sempre lì, pronti ad ascoltare una notizia dopo l'altra, a tremare, ad avere paura, ad avere angoscia, dimenticando che la nostra vita è nelle mani di Dio. Amen. Quando questa storia finirà, anche la Chiesa conterà i suoi morti. Ma i nostri non sono come gli altri. I nostri non sono morti. Sono persone che sono andate a vivere nel Signore. Sono persone che hanno dato fino alla fine la testimonianza di una vita sicura e tranquilla. Amen. La settimana che è appena trascorsa siamo stati a celebrare, per come sia stato possibile farlo, il funerale di un caro fratello che è andato col Signore della nostra comunità. Era una persona anziana, una persona che veniva da uno stato fisico molto debilitato, perché aveva un tumore, faceva chemio da tanti anni, e quindi era una persona veramente provata. Non lo sappiamo se è morto a motivo di questa patologia oppure di un'altra, però è morto, è andato col Signore. Ma il pomeriggio precedente all'evento, perché morì in serata, si era sentito al telefono con nostro fratello, il fratello Nicola Pagano, altro pastore della comunità, e parlavano di più di meno delle cose del Signore, di come questo tempo rimasto a casa lo portava di più a dover confrontare la sua vita con la scrittura, con la preghiera, e diceva sì, da un lato è brutto, ci manca la chiesa, ci manca il vedervi, l'avere comunione con i fratelli, però dall'altro lato stiamo qua, preghiamo, cerchiamo di stare sempre più vicini al Signore. Che cosa voglio dirvi? Che il coronavirus non aveva fermato la sua fede. Di lì a poche ore avrebbe incontrato il suo Signore e Salvatore, ma non lo aveva fatto in una maniera impreparata, non l'aveva fatto in preda all'angoscia, alla paura, all'ansietà, come tanti cristiani e me ancora oggi vivono, ma l'aveva fatto con la serenità di colui per cui vivere è Cristo, morire è un guadagno. Vogliamo benedire il Signore. Amen. Perché Egli è nella nostra barca, perché Egli è pronto ad essere destato nel momento in cui l'anima nostra è disponibile ad avvicinarsi a Lui. E se noi vogliamo chiamarlo, Lui ci risponderà. Il suo sonno non è mai troppo forte. Vogliamo questa mattina ringraziare Dio perché Gli fa parte delle nostre vite. Perché la tempesta per noi non rugge così forte da coprire la Sua voce che dice pace a voi. Perché gli avvenimenti del giorno non sono così pressanti e importanti da impedirci di stare ai Suoi piedi per ascoltare la Sua parola. Perché come Maria, noi ancora oggi abbiamo scelto la parte migliore. Grazie Gesù. Quella parte che dice Gesù non ci sarà mai tolta. Perché tutte queste cose passeranno col tempo. La nostra vita passerà, ma dice la Scrittura, la parola di Dio dimora per sempre. Amen. E quelli che di questa parola si nutrono vivranno per sempre. Grazie. Ringrazio il Signore perché l'unico modo per stare vicino alla sorella era di inviargli un messaggio, e io ho salutato la sorella nella pace del Signore, e poi per un attimo ho detto anche arrivederci fratello Nicola, perché ormai non c'era più con noi, ma certamente lo rivedremo. Amen. Mio figlio mi ha visto sorridere e mi ha chiesto perché stai ridendo. Niente, immagini il fratello Nicola che chiacchierano con tuo nonno Marcello, con tuo nonno Gagliani.
chiamavamo Giorgio, che si chiamava, chiamavamo Giovannino, che si chiamava Giorgio. Era una persona che parlava tanto, e parlava tanto del Signore. È stato uno dei pionieri dell'Evangelo a Messina. Ha fondato non so quante chiese, ha collaborato non so con quante chiese, e poi alla fine era anziano di una comunità nella provincia di Messina Giardini, ed era un uomo che amava parlare del Signore. Avrebbe parlato per ore, e noi non saremmo stati per ore ad ascoltarlo. Anche il fratello Ienna era un uomo che amava parlare del Signore. E io sorridevo perché già me li immaginavo insieme in cielo, a farsi delle lunghe discussioni intorno alla grazia di Dio e a come il Signore finalmente li aveva stretti a sé. Abbiamo commentato un passo nel Salmo che dice: cosa di gran momento è agli occhi del Signore la dipartita dei Suoi santi. E questa è la realtà. Stare davanti al Signore significa vivere per sempre, e loro sono entrati nella vita, in quella vita che noi già qui pregustiamo, ma che conosceremo poi completamente in seguito. Il Signore ci benedica. Amen. Vorrei chiedervi a quelli che sono collegati da esterno di fare una preghiera di ringraziamento. Fate la voce forte, così la sentiamo bene pure qua. Ti ringraziamo, Signore. Santo sei Signore. Santo sei Signore. Alleluia, Signore, gloria al tuo nome. Degno di lode. Benedetto tu sei. Benedetto in eterno il tuo nome. Oh, Signore, ti ringraziamo per questo giorno di vita che ci hai concesso, Padre. Grazie per ciò che hai fatto nelle nostre vite fino ad ora. Grazie per la tua parola, Signore, che è veramente il cibo per le anime nostre, Signore, e ci ristora l'anima, Signore. Grazie, ci fa sentire la tua presenza più di ogni altra cosa. E noi vogliamo clamare questo, Signore, la tua presenza nella nostra vita, Signore. Sì, in questi giorni difficili, Signore, noi ci vogliamo aggrappare a te per sentire la tua presenza, per sentire il tuo amore, Signore, per sentire il tuo perdono, perché noi vogliamo rimanere aggrappati a te, Signore. Sì, oh Padre, vogliamo fare la tua volontà, vogliamo essere figlioli tuoi, vogliamo essere operai nel tuo campo, Signore, affinché possiamo portare frutto tuo, Signore, perché tu solo sei l'Eterno Dio e tutto opera bene per coloro che sperano nell'Eterno. Noi speriamo in te, Signore, perché tu sei l'Eterno, tu sei colui che ci ha scelti per camminare su questa terra, Signore, perché noi, oh Signore, siamo la luce per mezzo tuo, Signore, perché tu ci hai donato la luce tua, Signore. Grazie per ciò che hai fatto nelle nostre vite. Continua a rimanere con noi, continua a benedirci e facci sentire la tua presenza più di ogni altra cosa. Nel nome tuo, benedetti in eterno. Amen. Amen. Grazie, Signore. Amen.